Secondo indiscrezioni di stampa, il governo si sta attrezzando per un blocco del turnover del 55% del personale delle forze dell'ordine e tagliando appunto al settore della sicurezza 1,5 miliardi di euro. Il turnover, mancato turnover significherà 80.000 effettivi sul territorio in meno, quindi meno presenza di forze dell'ordine sul territorio, divisi 35.000 poliziotti, 30.000 carabinieri, 15.000 finanzieri, 180 persone al giorno in meno che riusciranno a tutelare il territorio mentre arrivano migliaia di immigrati al giorno che non riusciranno neanche a livello numerico a parificare questo obbrobrio di iniziativa. È un depotenziamento anche delle questure, si legge sulla stampa che vi state apprestando a fare a favore delle prefetture, gli ultimi enti inutili di questo Stato centrale di stampo napoleonico. Ecco, noi speriamo che questo non sia vero e attendiamo lumi da parte del Ministro. La ringrazio. Il ministro Alfano ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, gli interroganti chiedono conferma circa le diffusioni, le notizie diffuse recentemente dalla stampa in merito al fatto che anche per il prossimo anno alle forze di polizia sarebbe riservata una disciplina sulle coperture delle vacanze di organico non diversa da quella vigente per il 2014. Come è noto, l'ultima legge di stabilità prevede che il turnover per il comparto sicurezza e difesa potrà essere coperto per l'anno in corso fino al 55% dei posti vacanti. È la prima volta dopo tantissimi anni che il turnover supera il suo blocco, cioè il turnover è il 55 e il blocco il 45. Negli anni passati era al contrario, era più il blocco che il turnover. Questo è un risultato che si è raggiunto nell'ultima legge di stabilità. Una ricostruzione che registri fedelmente l'andamento del ciclo della spesa per uno dei settori istituzionali più delicati e sensibili non potrebbe inoltre non rilevare come solo da quest'anno si sia finalmente invertita la direzione di marcia, facendo sì che il saldo finale tra uscite ed entrate del personale delle forze di polizia tornasse anch'esso attivo. Quanto alle attività di razionalizzazione degli apparati, ho più volte affermato che nessuno degli interventi di miglioramento della qualità della spesa sottrarrà risorse né umane né strumentali alla sicurezza del territorio e delle nostre comunità, perché in strada non ci sarà un solo agente, un solo uomo in meno. E le misure ipotizzate, infatti, saranno mirate ad incidere sulle inefficienze dispersive concernenti quelle realtà che, anche sulla scorta dei pareri acquisiti dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, risultino dislocate non razionalmente sul territorio, e ciò potrà comportare il recupero di risorse da destinare ad impieghi più produttivi. Gli interventi organizzativi verranno dunque a corrispondere ad una concreta e approfondita analisi di efficienza, senza procedere affatto, come si paventa, a tagli indiscriminati che farebbero torto ad ogni logica di sostenibilità. Riguardo all'incidenza negativa che le riduzioni degli anni scorsi avrebbero prodotto sull'andamento della delittuosità generale, informo che dal raffronto tra i dati relativi ai primi 5 mesi del 2013 e del 2014, riferiti a tutto il territorio nazionale, emerge una tendenziale diminuzione del numero dei reati. Sono tutti in calo i reati contro la persona e il patrimonio, come gli omicidi e i reati predatori, in particolare le rapine, le estorsioni e i furti. Si tratta di risultati, e concludo Presidente, che sono la testimonianza tangibile di una sostanziale tenuta delle attività di contrasto al crimine, che possono dirsi addirittura migliorate secondo una già citata rilevazione statistica. La ringrazio, ha facoltà di replicare il deputato Roberto Simonetti. Prego. Grazie Presidente. Mi pare che il Ministro viva molto all'interno del palazzo e poco sul territorio e probabilmente non frequenta i commissariati locali, le questure e i comandi dei carabinieri, perché basta andare sul territorio per capire che non hanno la possibilità di controllare appunto la delinquenza perché non ci sono mezzi, i mezzi non hanno la benzina, i mezzi non hanno le persone per poter essere utilizzate. Hanno tutte queste politiche vostre molto buoniste, indultive. Sono tutte politiche che hanno prodotto degli indulti mascherati e non solo, anche delle amnistie mascherate. Il reato di immigrazione clandestina che avete cancellato è il simbolo appunto di questa vostra volontà di distruggere lo Stato di diritto. Sono in aumento invece, secondo i nostri dati, che sono dati certi, quelli relativi ai reati di allarme sociale maggiore, quelli di scippi, borseggi, furti per strada e furti nelle case, che sono tra l'altro svolti in maggioranza da persone
immigrate. Tra l'altro voi vi apprestate in quest'Aula fra 10 minuti a votare l'ennesima schifezza contro la legalità, che è la regalia di 8 euro per i carcerati. Voi regalerete 8 euro al giorno per i carcerati mentre i pensionati non riescono ad arrivare alla fine del mese. 240 euro al giorno per i carcerati. È chiaro che noi sappiamo da che parte stare, Presidente. Noi stiamo dalla parte delle vittime. Noi stiamo dalla parte delle vittime, non stiamo dalla parte dei clandestini, dalla parte degli scafisti, dalla parte dei carcerati. Noi stiamo dalla parte della gente onesta che lavora e soprattutto dalla parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e di tutti i corpi di polizia e di sicurezza. Quindi la invitiamo, oltre a darle una risposta nettamente negativa alla sua risposta, la invitiamo anche a dimettersi, Ministro.